Un Montevarchi coraggioso riesce a pareggiare con il quotato Lentigione, nonostante la giornata storta del direttore di gara Francesco Carrione della sezione di Castellammare di Stabia, che in corso d'opera non ne azzecca una. Rientra Giacomo Gorini dopo la squalifica. Nel giro delle quote dei moduli esce Biagi inizialmente in panchina. Giornata di sole, buon pubblico, curva come sempre pronta ad incitare rossoblù in tenuta canonica. Al 13° è Tomassini a concludere debolmente di testa una buona trama. I reggiani, espressione di una frazione del comune di Brescello, comunque pungono al minuto 22 con Falconieri. La sua conclusione è sul palo, c'è una ribattuta di Ferrari sul braccio, dice l'arbitro, di Capitan Gorini, che viene espulso. Non è un inizio di stagione fortunato per lui. Sul dischetto si porta Ferrari, ma il tiro è da dimenticare, spreca la ghiotta opportunità il Lentigione, che al 43° soffre, nonostante in 10 il Montevarchi è sempre reattivo. Al 43° dicevamo Tomassini su assist di Rossetti mette alto da buonissima posizione. È il preludio al vantaggio del Montevarchi allo scadere del tempo. Giacomo Gorini pennella una punizione per la testa di Rossetti, che firma il suo terzo centro in campionato e va a esultare sotto la curva. In avvio di ripresa subito il Montevarchi con Essussi, dopo neppure un minuto si gira in area ma non trova Tommasini né la conclusione. La difesa allontana. Al 9° pareggio del Lentigione. L'angolo è discusso, c'è una parata di Pellegrini, la palla, dice il portiere, è ancora in campo, non è di questo avviso la terna arbitrale. Sul tiro d'angolo interviene Roma e mette nel sacco il centrocampista goleador numero 4 dei brescellesi. 1-1 il parziale, ma il Montevarchi non demorde. Al 12° Videtta si incunea in area e calcia debolmente. Al 22° è fuori di poco il tiro di Donatini dal 7, davvero una bella conclusione. Ancora il Montevarchi generosamente in avanti. Al 29° Essussi si libera in area e il suo sinistro dà l'illusione soltanto della rete. Ci prova ma non è efficacissimo e non sfrutta l'uomo in più il Lentigione al 36° con la punizione di Berni deviata in corner dall'attento Pellegrini. Finisce 1-1, Montevarchi tra gli applausi, perché davvero più di così come impegno non poteva fare.